faccio. Buon pomeriggio a tutti, come vi avevo preannunciato poco fa, oggi abbiamo deciso di fare un'ennesima diretta qui da Via De Anellis, città di Andria. È un po' la porta del centro storico andriese, quella che era individuata essere la piazza nuova rispetto alla piazza vecchia, quella di via Flavio Giugno, questo mercato conosciuto meglio come mercato del pesce, chiude i battenti perché lo ha deciso la politica senza tenere conto di una città, lo ha deciso una politica di ieri in continuità con la politica di oggi. Cosa ne facciamo di questo mercato? Non lo sa nessuno. Centro sociale, si parla di altro, ma nessun confronto con la cittadinanza, con gli imprenditori, ma oggi è l'emozione che deve colpire e che deve prevalere. Non a caso qui accanto a me, lo vedete, buonasera a tutti quanti voi, c'è l'amico Francesco Malcangio, un attivista, un commerciante innanzitutto, una persona molto sensibile alla storia, alla cultura e soprattutto alla cultura popolare, che è quella che evidentemente, Francesco, si sta dimenticando. Tu hai detto, anche perché adesso ci racconterai la storia del mercato della tua città, quello di Canosa di Puglia, tu hai detto: Savino, caro amico, ci tengo, voglio venire ad Andria, voglio spendere due parole per questo patrimonio che si spegne, due patrimoni che si spengono, via De Anellis, via Flavio Giugno. Questo è quel che resta di quello che era il mercato, Francesco, non il mercato commerciale, questo era il luogo di ritrovo, il luogo di cultura, di scambio di opinioni, della politica stessa. Era l'appuntamento degli andriesi, l'appuntamento fisso per calmierare i prezzi, per dare la possibilità anche a chi non poteva di mangiare il pesce, di essere almeno per un momento alla pari con l'alta borghesia, con chi invece poteva permettersi altro. Questa è la storia che nella città di Andria stanno distruggendo. Ringrazio tutti coloro che si stanno collegando con noi in diretta. Avevamo preannunciato questo appuntamento. Francesco, la storia che muore. Allora, buonasera di nuovo a tutti quanti voi. La mia storia è una e si sta ripetendo ad Andria. Andria e cari andriesi, pagherete uno scotto altissimo. Lo scotto che pagherete è questo, uno scotto sociale, economico e culturale. Il vostro paese cadrà in un baratro che nessuno mai potrà immaginare cosa succederà dal momento in cui Andria, una città storica, una città la quale città è una delle più forti non a livello nazionale ma a livello mondiale di commercianti. Io volevo che tutti i commercianti di Andria qui dovevano impedire questa situazione, perché se voi impedite questo la vostra città avrà ancora una vita non commerciale ma sociale e culturale. Come prima dicevi, Sabino, la piazza non è storia, la piazza è patrimonio dell'UNESCO. Poveri politici, gentaglia, perché mi arrabbio tanto, perché noi abbiamo avuto la stessa storia a Piazza Canosa di Puglia, su Piazza Galluppi, da quando abbiamo avuto la chiusura di Piazza Galluppi, è finita la Canosa di Puglia, è finito il tram tram della gente, è finito il modo di relazionarsi, è finito il modo di costruire. Ve ne racconto una che l'ho raccontata anche ai politici del mio paese.
quattro poveri buoni a nulla perché sono solo dei voti a perdere, lo dirò e glielo dirò sempre, perché non hanno mai capito e non sanno cos'è la piazza, non lo potranno mai capire. La piazza Savino non è una cosa vecchia, è una cosa nuova, è una cosa attuale, è una cosa di vita, è il commercio primordiale, è la cosa che è l'essenza del commercio. Cari politici, anche voi ad Andria metterete in ginocchio letteralmente la vostra città e nessuno ve lo doveva far fare questa cosa, perché è una cosa ignobile e offensiva nel rispetto dei commercianti di Andria, che ne siete tanti e vi saluto e vi conosco in tanti, e nel rispetto dei cittadini. Oggi abbiamo due guerre nel mondo, due guerre, le abbiamo tutte e due nelle nostre porte, dove aumentano i prezzi degli alimenti a dismisura, la gente non può più mettere pane sulla tavola, e voi cosa fate? Vi allineate, i politici locali, ai nazionali, a quello che vogliono i vostri padroni, le grosse lobby massoniche, le grosse multinazionali, costringendo la gente ad andare nel supermercato a comprare quello che volete voi, perché avete voluto la globalizzazione, avete voluto l'euro, avete voluto il decapitare della società, state decapitando la società, la state decapitando. E oggi ogni tassello di queste situazioni che fate si ripercuoterà sulla gente, ma sta arrivando il giorno che si dovrà ripercuotere su di voi, perché siete degli eterni buffoni. Io prego a tutti quanti voi, Francesco, chiedo scusa, Francesco, fammi concludere. Francesco, sì, abbiamo tempo, non ti preoccupare, inquadriamo alle nostre spalle il mercato. L'altro ieri mi hanno chiamato dal mercato di Santa Chiara, il rione Iapigia di Bari, che tu sai io seguo, abbiamo tanti amici anche in comune, commercianti. Mi dicevano: Savino, a Bari, qui vicino a noi, stanno aprendo un'altra media struttura, sono quelle strutture fino a 2500 metri quadri, credo Lidl sia, ed erano preoccupati perché giustamente con la facilità con la quale si avviano procedimenti quando si tratta delle grandi strutture, delle lobby, invece cozzano addirittura con gli ostacoli che vengono frapposti al piccolo commercio. Allora, ascolta Savino, quello che volevo... Sarà anche questo uno degli scopi della città di Andria? Svuotare i centri popolari mercatali, perché stanno nascendo programmazioni in tal senso? Sì. Il comune di Andria si appresta ad approvare un documento strategico del commercio che darà via libera a queste medie strutture, che non sono più gli ipermercati di prima, che si insediavano nelle periferie, sulle tangenziali. Oggi queste medie strutture si insediano nel cuore delle città, e lo state vedendo cosa sta accadendo nelle altre città. Una nuova realtà distruttiva che la politica agevola danneggiando il piccolo commercio. Ma non danneggiano il piccolo commercio, Savino. Questi non hanno capito, Andria è la patria delle olive, è la patria della mozzarella, è la patria di prodotti nostri agroalimentari, che solo qui possono avere valore aggiuntivo, non nel Lidl, perché Lidl non compra il prodotto che viene coltivato nelle nostre terre, i nostri prodotti agroalimentari. Questi sono personaggi che comprano i prodotti dove ancora oggi ci sono nazioni che usano pesticidi, caro Sabino, che a noi sono stati aboliti, in quelle nazioni no, e questi vengono immessi sui nostri mercati e qui nelle nostre piazze. Ciò non avviene, è molto meno come situazione, è relativa. Ecco perché dico: ma è mai possibile chiudere una piazza? La piazza è l'anima del paese, è l'anima della città. Ci troviamo sempre a dire le solite cose, a rapportarci con chi? Io quello che mi nervosisco è questo, dico: ma tu chi sei, politico, per decidere di togliere l'anima alla mia città, l'anima al mio paese? Questa è l'anima degli andriesi. Qui vive la storia del commercio di Andria. Per quale motivo? A me l'hanno fatto a Canosa di Puglia. Io vengo da una famiglia storica di commercianti, un secolo e anche più di commercio. Dal momento in cui, vi ritorno a dire, non avrete più la piazza come l'hanno tolta a noi la piazza, a me l'hanno tolta, queste città finiranno, rimarrà solo una situazione di meccanizzazione, la spesa verrà fatta in quel supermercato. Una donna esce, viene qua in piazza e gli spiega alla figlia che con 5 euro può fare anche primo e secondo, gli spiega che quel pesce non va bene perché è fresco e meno fresco. C'è un rapporto ancora di
di costruzione di famiglia, di quel senso di famiglia che è stato perso, si perderà come si è perso nella mia città. Ecco perché invito voi tutti quanti andriesi, non permettetegli a questa politica di fare questa cosa qui, perché non può farlo, non deve farlo, anche perché loro sono andriesi, non sono extraterrestri, marziani, sono persone come noi e si debbano rapportare a quello che noi diciamo, non a quello che loro dicono. Questa sarà una zona persa, vuota, questa è pian piano anche altre zone del paese, perché a qui arriva gente da tutti i posti di Andria, da tutti gli angoli della vostra città. Il momento in cui questa non ci sarà, ci sarà il buio totale su questa zona. Francesco, c'è anche, come dire, uno scotto che noi paghiamo, il fatto di avere politici incompetenti, nel senso che non conoscono, sfiorano a volte anche l'ignoranza nella non conoscenza. Però diciamo la verità, qui non è solo, lo hai detto bene, una questione commerciale. In questo luogo, nel centro storico di Andria, si sentirà non solo l'assenza del comprar bene, del comprar sociale, si sentirà l'assenza delle voci, la vita, del mormorio, della gente che parla, delle persone. Questo si avvertirà, l'assenza della vitalità. Vita, mancherà vita su piazza, su questa zona qua, mancherà la vita, mancherà. Ad esempio, voi politici lo sapete che i commercianti, noi piccoli commercianti, supportiamo molte situazioni familiari quando qualcuno ha bisogno. C'è il credito, noi facciamo credito. C'è ancora. Allora, queste cose voi non le percepite, e se non le percepite, ahimè, non potete fare i politici. Magari ritornerete a fare il vostro lavoro e farete più bella figura, ma qua state facendo una brutta figura. Allora, vi prego, da cittadino canusino e da cittadino, non fate questo che state facendo ad Andria. Andria è una bella città, è una città rinnovata, è una città che merita tanto. E negli ultimi anni, venivo qualche giorno fa, qualche settimana fa, chiamai a Savino e gli dissi: Savino, è silenziosa Andria, mi sembra la continua di Canosa di Puglia, o Canosa di Puglia la continua di Andria. Ci sono intervalli di ore dove le strade sono deserte, vuote. E ve ne dico un'altra: quando un padre di famiglia non può comprare, non può fare, si ripercuoterà su tutta quanta la città, perché il figlio ha bisogno, perché la famiglia ha bisogno delle piccole cose che ti aiutano a vivere. Ma vedo sempre questi politici, purtroppo, Savino, che ahimè, non lo so, sono figli di chi? Figli di nessuno, figli di gente che non vuole ascoltare. Però Francesco, l'appello alla popolazione, al popolo, deve essere forte. Cioè oggi davvero, di fronte a questi scempi, però attenzione, qua non si tratta neanche di chiudere e di non sapere cosa succede. Per questo luogo si parla di un centro sociale, nonostante il fallimento di altre esperienze del genere. Via Flavio Giugno, addirittura stanziati 400.000 euro nel 2010, che avrebbero dovuto servire a mettere in sicurezza quella piazza, e oggi avremmo avuto una piazza già messa in sicurezza. Fanno trascorrere 13 anni, lievita l'importo da 400.000 a oltre 1.500.000 di euro, per fare che cosa? Riuso della struttura. Non si dice alla gente, non si fa una sola riunione per spiegare cosa si intende per riuso, salvo dire: no, ma non sarà più un fatto commerciale, praticamente la piazza morirà. Ma possibile che si arriva a tale punto di sfacciataggine? Si usano i denari pubblici, cioè i soldi dei cittadini, senza dare conto ai cittadini. Ma possibile che una cittadinanza non reagisca civilmente e democraticamente? Perché questa è una messa alla prova, fratello mio, è una messa alla prova continua. Savino, ma ti ritorno a dire, io ho mia sorella, vive a Ravenna, un imprenditore tipo Casillo, un imprenditore che si occupa dei cereali, grano, ha rilevato una piazza che era chiusa nel centro di Ravenna, dove, questa è una risposta ai canusini e a molti andriesi che magari potranno dire: ma la piazza oramai, abbiamo il supermercato, l'ipermercato, no. Cari amici miei, così, è esattamente il centro più concorrenziale che possa esistere alla grande e piccola media distribuzione. Perciò il momento in cui queste situazioni verranno a mancare, destabilizzeranno tutta una serie di situazioni,
sociali e culturali. E chi pagherà? Pagherà tutta la città. E quando vi stavo dicendo, questa piazza che ha rilevato questo imprenditore nel centro di Ravenna è diventata una chicca, dove addirittura ci sono delle situazioni culturali, oltre a far la spesa che è anche cultura e tradizione, si tramandano le ricette da madre a figlia, ed è una tradizione, chi sradica le tradizioni dimentica il passato, e non c'è passato se non ci sono le radici, queste sono le radici del passato e del presente. Il momento in cui questa piazza è stata ripresa rivive una gloria immensa, perché anche se Ravenna ha i suoi grandissimi ipermercati, perché l'Emilia Romagna è stata la prima ad avere queste grandi strutture, quella piazza lavora, dà da lavorare e dà vita alla città. Il momento in cui, come Canosa di Puglia, non ha più la sua piazza, è finita, ma è finita, ve lo dico che è finita, amici miei. Non ci sono altre alternative, ci sono i dati di fatto, locali sfitti da minimo una decina d'anni, non si affaccia più nessuno e non c'è vita, non c'è vita, e se non c'è vita non c'è progresso, non c'è nulla. Allora vi prego un po' tutti quanti voi di unire al nostro appello, all'appello di Savino Montarulli, perché è rimasto l'unico davvero che si muove e dà vita a delle battaglie sociali che possono domani mattina solo ed esclusivamente dare giovamento alla città, alle aree mercatali e ad altro. Io vi invito tutti quanti a fare una grande petizione, raccogliere le firme il più possibile e venire anche a stare qui una serata per non dimenticarla la piazza e non farla dimenticare ai nostri figli, perché solo così possiamo veramente ritornare a vivere la nostra vita, una vita libera, che questi signori non vogliono che siamo liberi, vogliono che siamo schiavi dei loro padroni. Loro lo sono già, ma io e tanti come voi penso che non vogliamo essere schiavi dei loro padroni. Francesco, grazie da parte mia, da parte degli andriesi, che sia uno stimolo a quella reazione civica che, laddove viene a mancare, nasce l'allineamento. Adesso va di moda questa parola, allineamento, che significa annientare il pensiero, annientare la capacità di critica, annientare la stessa volontà popolare. Questo non va bene, noi continueremo a fare quello che da 40 anni, per quanto mi riguarda, faccio sul territorio, quindi nessuno oggi può permettersi di dire che le nostre battaglie siano strumentali, perché le facciamo da 40 anni con la destra, la sinistra, con tutti gli incapaci che hanno distrutto le cose belle della nostra città. Abbiamo combattuto e combattiamo da 40 anni. Questo deve essere chiaro. Io mi auguro che possa nascere, come tu dici, un movimento d'opinione contro questo scempio, per evitare le speculazioni, perché è evidente che poi nascono appetiti diversi di fronte ad altre opportunità che non sono certo né la volontà del popolo né il bene del popolo. Se riusciremo, organizzeremo anche una fiaccolata serale che ci porti un presidio da via De Anellis fino a via Flavio Giugno con un serpentone umano che dica no alla distruzione della nostra storia, perché questa è la nostra storia ed è una storia che appartiene al popolo. Grazie a tutti, grazie a Francesco Malcangio per la sua generosa testimonianza. Viviamo insieme questi momenti, perché un giorno nessuno debba dire se ne sono fregati. Noi siamo attenti. A volte subiamo anche le conseguenze del nostro mettersi in gioco, ma lo facciamo sempre solo unicamente per il bene delle nostre città. Francesco per Canosa con il suo attivismo e io ed altri per la nostra città di Andria. Ha detto bene Francesco, la politica deve essere capacità non solo di comprendere i fenomeni e di mediare, ma la politica deve essere capacità di ascolto. La politica non può distruggere quello che con fatica, come in questo caso, in 130 anni si è costruito, con fatica ma anche con tanto amore, quell'amore che ormai in politica è stato soppiantato dall'avidità, dalla voglia di potere assoluto, dall'autoreferenzialità. Questo non lo consentiremo
a nessuno. Grazie Francesco Malcangio da Canosa, Savino Montaruri, alla prossima. Questa è la piazza che vogliono distruggere e che noi difenderemo.